Allora basta andare a vedere cosa avviene nel resto del mondo. Io questo dico, nel mondo più evoluto di noi, sono quelli che si sono trovati ad affrontare i problemi nostri 20, 30 e 40 anni fa. Basta andare a vedere come in Inghilterra, in Germania, in Danimarca, in Olanda gestiscono tutti questi problemi. Dai dunque rifiuti, dalle energie pulite, e va bene, ai problemi della chimica in generale. Voi andate a Londra oggi non vedrete più una ciminiera, altro che. E quelli della mia età ricorderanno invece come negli anni 60 Londra era la città dello smog, no? Il fumo di Londra, no? Non si poteva stare, non si poteva respirare. E fu in quel periodo che gli inglesi coniarono, per esempio, per il cancro del polmone, il termine del big killer, il grande killer, che era una epidemia. Salvaguardia e rispetto del territorio. Sono tutt'uno, siamo tutt'uno. Piante, animali, noi, se si ammala la pianta, ci ammaliamo anche noi. Quello che è successo a Brindisi, appunto, è un dramma che resterà lì per anni e anni. Dunque, disastro ambientale di maglie, sembra che ce lo siamo scordato ormai, non solo a maglie, perché quei veleni, una volta penetrati nel terreno, voglio dire, sono sostanze che per decadere ci vorranno centinaia e centinaia di anni, e noi ce li ritroviamo poi nei nostri alimenti, perché il latte, la mucca, la carne, eccetera, eccetera. Questo è, ecco, al di là di tutti gli altri aspetti economici, turistici e altro. Qui nessuno vuole criminalizzare l'imprenditore che, diciamo, vuole fare dunque determinato impianto, però di ogni cosa che viene fatta non c'è dubbio che la comunità ha diritto di valutare che impatto quella scelta potrà avere su tutta sul territorio. Ecco. E non è assolutamente ammissibile che per il guadagno di una persona o di un gruppo di persone il territorio possa trarre danni, diciamo, irreparabile. Questo non è assolutamente dunque ammissibile. E io credo che come dire, responsabili della comunità a tutti dunque, i livelli debbano sentire veramente questa responsabilità. Che spesso dietro queste scelte, io non ho remore a dirlo, l'ho detto tante volte al giudice Ciro, gliel'ho scritto pure. Spesso noi, confrontandoci con le comunità negli anni passati, per questa questione delle biomasse, eccetera, abbiamo impattato, abbiamo toccato con mano veri e propri fenomeni di malcostume. Voi vedete, nel mondo politico, i politici, i partiti si scannano tutti l'un l'altro. Bene, quando c'era il voto per questi impianti, stranamente, in quasi tutte le realtà, passavano alla unanimità. Unanimità. Non siamo stupidi, non siamo nati ieri. Ecco, è facile immaginare che cosa c'è dietro. Ecco, di queste cose pure, voglio dire, è bene che si dunque rifletta tutti insieme. Io voglio fare un plauso ai ragazzi che hanno avuto il coraggio di organizzare anche questa serata. Io so che qui poi a Calimera è un terreno particolarmente duro e difficile su queste questioni. Ecco, io credo comunque sempre, ho sempre creduto nel buon senso e nell'intelligenza eccetera, eccetera, che diciamo, porta le prove, un articolo come in medicina, se si trovano 100.000 articoli autorevolissimi tutti a dire una cosa e poi magari 100 altri che dicono la cosa opposta. Questo il mondo dunque scientifico spesso è così, no?
Ecco, e allora ecco, io credo che in queste situazioni qui dico il buon senso del contadino, per me è più garanzia di qualunque altro, perché è libero, di qualunque fogliaccio, brogliaccio di universitari, diciamo, assoldati, più o meno assoldati. Ecco, il buon senso del contadino. Cioè, non mi può venire a dire, se io ti dico che lì esce fumo, esce cosa, c'è qualcosa brucia, e il contadino sa che a seconda del tipo di cosa che bruci ti esce dunque di là, ma benedetto Dio, poi trovi il supertecchio che mi viene a dire no, di là escono fiori e tutto quanto c'è, ma c'è da assumono queste posizioni, dobbiamo fargli capire in maniera chiara che non siamo assolutamente disponibili a tollerare comportamenti simili. Quindi ogni volta cercare di pretendere chiarezza, va bene? E ripeto, non come molti di tutti oggi facilmente fanno sul nucleare, ma anche su queste questioni, che sono quelle che ci riguardano in maniera diretta. Ecco. Queste sono le cose un pochino di vita, voglio dire, sociale, un pochino che io facendo il medico, facendo l'oncologo, accanto ai malati, eccetera, eccetera, ma accanto anche a tanta gente, perché vogliamo cercare di fare in modo di ritrovarci sempre meno gente negli ospedali. Qualche esponente di quegli interessi che dall'arco di quella porta mi dica: dottore, ma di tutto quello che ha detto lei non c'è alcuna prova, vorrei vedere qualche studio. Così funziona. Bene.